Buongiorno, siamo qui davanti all'aula dove si sta tenendo la prima giornata del corso del Triangolo Solidale, il corso di Animal Sitter. E, questo progetto è stato promosso da ASVAP come ente capofila per il progetto del bando del volontariato che è stato vinto quest'anno a luglio, proprio in seguito alla presentazione di questo bellissimo progetto. Il Triangolo Solidale prevede la collaborazione dell'ENPA, di cui io sono la presidente, Ente Nazionale Protezione Animale, e dell'AUSER, che invece è l'associazione che si occupa degli anziani, soprattutto degli anziani soli che hanno bisogno di un sostegno e di un'attività, diciamo, di aiuto. Oltre all'ASVAP e all'ENPA c'è appunto l'AUSER, il CAZ, che è il coordinamento delle associazioni del distretto di Saronno, e insieme a queste quattro associazioni, che sono quelle partner del progetto, ci sono anche il gruppo UNICEF di Saronno, Radio Tassello, che è legato all'associazione Il Tassello, all'associazione giovanile, l'unità di operativa psichiatrica, il comune di Saronno con i servizi alla persona, E la insomma, cooperativa e Sun Chi. anche la cooperativa Sunchi, che, diciamo, è l'elemento finale di tutta questa filiera di associazioni e di istituzioni che collaborano. Il progetto vede come cuore di tutta questa attività appunto il corso di Animal Sitter, che è destinato ai ragazzi che hanno un leggero disagio psichico e anche a quei volontari che hanno voglia di conoscere come si gestisce un cane. Questo perché vogliamo creare un triangolo virtuoso dove l'anziano solo, l'animale che vive con l'anziano e che è un alimento di grande compagnia per l'anziano solo, e i ragazzi, giusto, possono in qualche modo trovare un modo per relazionarsi e per aiutarsi reciprocamente. Questo è un po' lo spirito con cui abbiamo iniziato questo progetto, e che si dipanerà su una decina di incontri dove ci sarà una parte pratica, una parte teorica, ma più ancora questo corso è un corso dove pratica e teoria viaggiano in parallelo, cioè vedremo più avanti anche i ragazzi proprio che interagiscono con gli animali anche in aula, e i docenti parlano molto con i ragazzi e si fanno anche fare tante domande, e chi, diciamo, dà la risposta è proprio l'animale che gira dentro l'aula, perché questo è un po' lo scopo con cui è partito il progetto. Passo la parola a Michela Darò, che è la presidente dell'ASVAP e l'ente capofila che poi ha promosso tutta questa attività, spiegherà da dove è partita l'idea. Grazie Evi. Evi vi ha spiegato benissimo qual è lo spirito che anima questo progetto, il Triangolo Solidale. È nato sostanzialmente da un altro progetto precedente, è nato nel 2011, che era uno spazio per promosso da ASVAP, che si rivolgeva alle associazioni di Saronno, di qualunque natura, culturali, sportive, ma soprattutto anche di volontariato, per stringere delle relazioni, delle partnership in maniera da creare momenti di accoglienza per i ragazzi con disagio psichico proprio all'interno dell'associazione, quindi puntando fortemente ovviamente all'inclusione sociale. Da questo progetto e soprattutto da come man mano è andato avanti questo progetto, da quelle che sono state diciamo, le inclusioni più di successo, è nata proprio l'idea di questa ulteriore collaborazione. Molti dei nostri ragazzi sono andati all'ENPA a fare attività di volontariato, altri sono andati all'interno dell'Hauser, sempre diciamo, a prestare la loro opera per l'aiuto e la relazione con gli anziani, e proprio da questa peculiarità, da questa diciamo, istintiva propensione dei ragazzi ad aiutare altri soggetti fragili, è nata l'idea di creare una triangolazione solidale, una triangolazione virtuosa. Infatti, inizialmente il progetto si chiamava il Triangolo Virtuoso, e invece abbiamo pensato di dare più corpo a questa cosa, cercando di formare dei ragazzi, quelli che avevano già questa propensione, affinché fossero delle figure qualificate per farlo, e che quindi in prospettiva questo fosse anche per loro
probabilmente ne abbiamo la speranza, la convinzione, ne abbiamo l'ambizione, è anche una prospettiva lavorativa, quindi solidarietà che diventa anche lavoro solidale. Allora, insieme al progetto, poi ovviamente questo è il cuore operativo, però intorno a questo progetto ci sono anche altri elementi. C'è un concorso di idee e di creativo rivolto alle scuole ma anche ai giovani del territorio di Saronno che vogliano in qualche modo affrontare il tema dell'inclusione sociale e non dell'accoglienza anche di diverse abilità. Quindi aprire la gioventù a un atteggiamento più, come dire, più solidale, più aperto, più di cooperazione con gli altri, dove anche il tema degli animali, ma non solo, diventa, diciamo, il fulcro creativo delle loro proposte. Poi c'è anche un evento finale che organizzeremo poi a fine di questo percorso, che lo faremo al Parco dell'Ura con la partecipazione di unità cinofili, di agility, eccetera, giusto perché faremo una grande festa. Nel frattempo ci sarà una serata Cineforum dove verrà proiettato un film dove le tematiche della solitudine, della paura, della povertà e degli anziani verrà come dire, rappresentato da un bellissimo film che abbiamo finalmente trovato e che poi comunicheremo, alla fine del quale verrà poi dato il risultato di un questionario dedicato agli anziani che sta già girando presso i centri di accoglienza degli anziani, dove andiamo ad analizzare quelle che sono le esigenze, le speranze, la volontà di queste persone e quello che vorrebbero gli venisse, diciamo, garantito. Quindi è una sorta di radiografia del nostro territorio e delle esigenze degli anziani del nostro territorio. Il corso poi è tenuto ovviamente da due figure professionali molto qualificate e anche molto preparate dal punto di vista della didattica. Uno è il dottor Paolo Pignatelli, che è già conosciuto sul territorio di Saronno perché insegna anche alla Uni3, è un bravissimo veterinario con un'esperienza di oltre 50 anni, con una capacità e una fabulazione nei confronti dei ragazzi, cioè di raccontare un po' come ci si rapporta con gli animali, molto molto coinvolgente. Contemporaneamente abbiamo anche l'educatore cinofilo Moreno Sartori, che è un ragazzo straordinario, che ha una capacità di relazionarsi con gli animali molto molto particolare, e sarà colui che insegnerà veramente a trattare gli animali, a come contattarli, a come accudirli, a come toccarli, perché è importante dare anche degli insegnamenti corretti per evitare di avere anche magari spiacevoli conseguenze, visto che magari un animale non ti conosce e quindi giustamente pone delle barriere di difesa personale. I ragazzi a cui è rivolto il corso sono appunto ragazzi con disagio psichico che hanno aderito a questa iniziativa e che partecipano in tutte le fasi del corso, ma ricordiamo che il corso è aperto anche a uditori esterni, quindi persone che sono curiose di vedere come si svolge il corso o anche di imparare qualche nozione su come si educano o si trattano gli animali, sono benvenuti. Ricordo che il corso si svolge all'interno della Focris e quindi ancora una volta il tema degli anziani percorre una specie di fil rouge di tutto il corso. Oltretutto ci tengo a dire che i ragazzi saranno seguiti lungo tutto il percorso di formazione, ma soprattutto nel momento in cui a fine formazione inizieranno a svolgere il tirocinio pratico vero e proprio a casa degli anziani, sono seguiti dalla dottoressa Roberta Vinieri, che è una psicologa che già da anni lavora con i ragazzi e con i facilitatori sociali che seguono un altro percorso di formazione. Quindi era sicuramente una persona più indicata, lei stessa proprietaria di un gatto oltretutto. Quindi non ci resta che darvi appuntamento alle prossime puntate in cui vi sapremo dire come si sta svolgendo il corso, in cui vi faremo vedere anche dei momenti di accompagnamento dei ragazzi e degli animali qui probabilmente all'aperto nel giardino della Focris, e vi terremo aggiornati su quelle che saranno tutte le prossime iniziative del progetto del Triangolo Solidale. Un saluto da Michela e da Evi dell'Impa. Arrivederci.